Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Adotta un sorriso, dentista gratis per i minori in carico ai servizi sociali. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa dal Comune di Livorno che ha aderito al progetto nazionale Adotta un sorriso, promosso dalla Fondazione Andi Onlus, associazione nazionale dentisti italiani, per garantire le cure odontoiatriche gratuite ai minori in carico ai servizi sociali. Alla firma di questo protocollo erano presenti alcuni rappresentanti della stessa Andi: Giovanni Colombo, presidente della sezione provinciale, Giulia D'Abramo, consigliera della sezione di Livorno, Rita Baldi, presidente del Soroptimist Club di Livorno, Susanna Malfanti, responsabile dei servizi sociali del Comune di Livorno, e ovviamente anche l'assessora sociale Ina Dimgini. Andiamo ad ascoltare alcuni estratti di questa conferenza stampa. A parte i vivi ringraziamenti, veramente, perché insomma oggi questo passaggio rappresenta un importante atto anche concreto di solidarietà e anche di buona pratica e di un'azione che va verso la tutela dei più poveri, però in questo caso dei minori, che compresi nella fascia tra i 0 e i 18 anni saranno soggetti al trattamento delle cure odontoiatriche consentite gratuitamente. Consentitemi di dirlo questo, perché insomma la gratuità è fondamentale, e non posso che ringraziare l'Andi perché ha realizzato questo presupposto e lo porta avanti con questa intenzione. Insomma, questo protocollo oggi non fa altro che concordare questo intervento di sostegno, l'impegno della Fondazione Andi di Livorno, grazie a quello che è il reclutamento volontario dei soci della sezione provinciale Andi, e sostanzialmente verrà erogato in questo modo, cioè mediante il coordinamento tra i servizi sociali del Comune di Livorno, mediante l'individuazione dell'elenco di questi bambini, di questi giovani che saranno soggetti alle cure odontoiatriche, l'Andi, i soci dell'Andi, quindi i medici che hanno sottoscritto il protocollo e che erogheranno il servizio, verranno individuati e concretamente erogheranno poi il servizio con una prima visita, appunto, che va a valutare quali sono le criticità e i bisogni, e poi insomma all'erogazione complessa e completa dell'intervento. Ed ascoltiamo adesso Giovanni Colombo di Andi Livorno. Andi Livorno è sempre stata protesa per l'aiuto, dare un aiuto sociale a tutti, alla popolazione, e soprattutto ora per questi bambini è onorata a farlo. Siamo tanti dentisti, la provincia di Livorno è lunga, siamo 180 dentisti, tutti liberi professionisti, però crediamo molto, l'Andi e l'Associazione Nazionale Dentisti Italiana crede molto alla prevenzione, quindi i bambini vanno protetti e è bene prevenire che curare. Il progetto è stupendo, e la maggior parte dei dentisti di Livorno è d'accordo, cosa che faremo anche se ce lo permettono, di entrare nelle scuole, parlare soprattutto prima con gli insegnanti e poi con i genitori, dopo tutti insieme con i bambini. Ecco, questo io penso che sia una cosa fondamentale. Facciamo tutti gli anni, facciamo l'incontro per la prevenzione del cancro orale, quindi è un messaggio che l'Andi dà a tutti, di non fumare, di alimentarsi correttamente, di fare prevenzione. E questa la estendiamo ed era una cosa bellissima, ringraziamo tutti di farlo per i nostri bambini, soprattutto per chi ha veramente di bisogno. Ed ascoltiamo adesso Giulia D'Abramo, consigliera sezione provinciale dell'Andi Livorno. Fa male, perde un dente, cioè queste sono le cose che vanno fatte nell'immediato, per cui magari un insegnante, un bambino cade, cosa fare? Invece magari basta pochissimo, basta mettere il dente nel latte, per dire, o nell'acqua, e il dente si salva, mi intendo.
Ed ecco Rita, Rita Baldi del Soro Optimist di Livorno. Lo scorso anno la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che è un organo regionale presso la Regione Toscana, ha partecipato a un tavolo istituzionale in provincia l'anno scorso, dove erano presenti tutte le figure istituzionali, quasi una quindicina di persone. E fra le varie iniziative che si era deciso di intraprendere, di adottare anche a Livorno questo progetto nazionale dell'ANDI, che è stato adottato però in Toscana solamente a Pisa. E pertanto la Garante, tant'è vero che ha mandato proprio un plauso alla città di Livorno, proprio perché abbiamo fatto un pochino anche da apripista rispetto alle altre città, anche per altre iniziative come il registro dei tutori volontari dei minori, che sarà approvato il 3 marzo, il 4 marzo precisamente. E con questo appunto volevo dire che la funzione del Soroppi sarà quella appunto di far incontrare le istituzioni e di dare un pochino una mossa, di aiutarli un pochino a trovarsi e decidere, prendere delle decisioni. Quindi questo protocollo è scaturito proprio dalla nostra iniziativa. E con questo protocollo quindi si aiutano in questi 100, circa 197, ora non so precisamente qual è il numero, 197 bambini affidati al servizio sociale, a cui viene garantito delle cure che magari sono preventive ma anche di immediato bisogno. Ed infine abbiamo ascoltato Susanna Malfanti, che è responsabile al sociale del comune di Livorno. Importante questo protocollo dal punto di vista sociale, no? Importantissimo per tutti i bambini che hanno, molto spesso i casi che noi seguiamo hanno problemi ortodontici, che da tempo avevamo cercato di poter fare questo protocollo con l'AIDO, che è già da altre parti in funzione. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.